Le autorità nel campo militare. Abbiamo tutti gli amici carissimo, della famiglia Basile, il nostro regista, dalla Sicilia alle piramidi, dalle Alpi al Mazzanarre, la Polizia al Reno, e anche al Reno, il Reno mettiamo dentro. Per andare fino in Inghilterra a vedere come si va con la Brexit. Ci sono ragazze di ogni età, belle aspiranti prossime alla libertà totale. Tutte ragazze. Lo sposo futuro, prossimo, il prossimo futuro sposo. E lei chi è lei? Chi è questa piccola principessina? Che però sta inceppata questi intorni. Ora, la difficoltà maggiore in queste occasioni è quella di fare una foto agli sposi. Ma conviene fare una foto oppure andare giù fino ai piedi e salire su. Dai, mettiamo una foto con Papo. Guarda che c'è tutti i capelli davanti alla faccia, non si vede niente. Aspetta, Rita! Video che pensi a Claudia. Dai. Video che pensi a Claudia, allora forse... Frida, ci vogliamo scommettere che sei capace anche a fare un sorrisino? Oddio! Ma perché fai così? La timida, se fai così non ti portiamo al matrimonio, Dai, mettiamoci la maglia. Sì, che bella! Ci vuoi, sì, ma guarda che hai freddo. Dai, Frida, dai. Quando si dice la verità fa male. Fa male. Frida, a chi rassomiglia, amici vicini e lontani? A chi rassomiglia Frida? Per il carattere e per tante altre cose rassomiglia alla mamma. Siete due, tutte quattro. Una bimba che sta gioiendo perché mamma e papà oggi stanno facendo le prove di una festa che tra una decina di giorni li vede protagonisti ufficiali. Bella, la sposa e lo sposo, la sposa e lo lui sposo. Lui non la merita. Devo andare perché sei andata. Questi qua sono fortunati che c'hanno qualcuno che li merita ancora. Se fai sporco il vestitino, la mamma che lei certo va io con la tasca che raccoglie. Ma che bello quel bottone con il brillante. Buonasera a tutti. Buonasera, scusate. Io volevo solo ringraziarvi per essere venuti, a tutti gli amici, i parenti,
Siamo felicissimi di avervi qui con noi questa sera, ovviamente io, Roberta e la piccola Frida. Speriamo che sia una bella serata, per passare tutti insieme in armonia. E viva l'amore, viva Roberta e viva Frida. Buon appetito! Salve! Buonasera, ti ricorda? Come no? Tonino questa sera è con noi perché Roberta sta festeggiando l'anticipo di quello che sarà il giorno fatale. Questa sera ho azzeccato la data. Perché? Scusate, la prima volta ho sbagliato la data. No, non è che me ne sono dimenticato. Pensavo fosse il giorno dopo. Mi hanno telefonato, quindi bisogna vedere. Non mi ricordo dove stavo. Tonino è un'autorità. Oltre ad essere stato un bravo medico nella ortopedia di Pescara, è stato anche un medico internazionale in quel dell'Africa, dove ha curato tante situazioni difficili. Attilio voleva anche venire in Africa, però non ha avuto il tempo materiale. Arriva! Para abajo! Para izquierda! Come? Arriva! Arriva! Para abajo! Para izquierda! Para derecha! Para centro! Y para todo adentro. Tra gli ospiti abbiamo quell'onore questa sera di avere Piero e Antonietta. Piero è un bel ragazzo della famiglia Vasile Vass di Trivento. E qui io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Pediatria. Sì.
Buonasera. Buonasera, buonasera. Dalle Alpi al Veneto. Fotografo ufficiale? Semi. Dal liceo al ristorante, come una cometa, lei ha abbandonato gli scrutini per venire qui a festeggiare mia nipote. Chiariamo, mia nipote, che possiamo dirlo entrambi, non essendo parenti, vedi che bellezza la comunità. La mia nipote che è una dea greca stasera. Ci siamo qua mettendo proprio nei programmi scolastici. Lui è venuto molto in ritardo, molto in ritardo. Chiedo scusa. E per cercare di, ha detto buon proseguimento. Ho notato, notato. Grazie, grazie. Tutti voi un attimo di silenzio, c'è l'amico Nino Aiello che canterà per voi una carissima e bellissima canzone siciliana alla quale siamo tutti tanto affezionati e dobbiamo partecipare tutti a seguirlo e ad accompagnarlo. Lui canterà la bella Madonina. La mia bella Madonina. Allora, forse l'altra è più allegra, la Madonnina no, metti la croce, è un po' più. C'è un giardino a me. Più vicino, più va bene? C'è un giardino a me, pari. Tutto un tessuto d'arancetti fiori, tutti i lacetti ci vanno a cantare, pure i pisci ci vanno all'amore. Magi, addolorata, salva la vita mia e dalla amata. Dall'allero, l'allero, Signiero, signiero, ideale. Signiero, signiero, cannoni, cuori curiosi, così spiati.
rispondio con gran dolore. Morire senza tu di campani. Volevo ricordarvi che Nino Aiello e Sembroni Gianni hanno partecipato al grande concorso Canzoni Nuove del 1960. Grazie. Che ti fai? Che ti scaccoli? Scaccolina! Scaccolina! Sembra zucca veloce, no? Dai, non scaccolare! Allenazione di Frida! Vai, ballare con papà! Per esempio, un altro giorno dovevo spostare uno scatolone che non era pesante, ma solo ingombrante. Pensavo di farcela da solo,
invece ho dovuto chiedere aiuto a mia moglie. E da qui che ho capito che le mie braccia non sono più quelle di una volta, dice il secondo. Io ieri sono uscito per andare in centro, ho la fermata del bus a 200 metri da casa, ho visto il mezzo che mi passava davanti, allora ho pensato di fare una corsa per raggiungere come ho fatto altre volte, ma le gambe non mi reggevano. È da lì che ho capito che non ho più le gambe di una volta. Un buon medico. Il terzo dice: a me è andata peggio. Ieri ero in casa, guardavo la TV, quando ho visto la mia badante ucraina che saliva sulla scala per pulire il lampadario. Allora mi sono alzato, mi sono avvicinato e ho guardato su per la sottana, le gambe e tutto il resto. Beh, a vedere tutto quel bendidio mi è venuta una gran voglia di fare l'amore, c'è scritto un'altra cosa. Le ho detto di scendere e di venire a letto con me. Lei mi ha risposto: ma sta scherzando, sarebbe la quarta volta che facciamo l'amore oggi, potrebbe essere pericoloso per lei. Ecco, è da qui che ho capito che la memoria non è più quella di un tempo. Abbiamo urgente bisogno di te, ragazzi, lo staff. Che è successo? Ci siamo? Tutti insieme! Tanti auguri a voi! Tanti auguri a voi! Tanti auguri a voi! E tu? Sto facendo legge mia figlia! Bellina, che poverina! Sei spaventata! È dolce! Non ci so puoi dire! Meno male che c'è la voce! Vola! Chi è? Chi è? È bella famigliuola! Però è dolce! Sì. Grazie a tutti! Grazie a tutti per essere qui! Grazie! No, grazie a voi che ci avete invitato e mangiato! Se mi rivedete! Va bene, prego! Prego, prego! Enjoy! Remember.
avete lasciato per 12 giorni da solo con Claudia. Ma che cazzo! Ma come così bello! Poi se ne vai! Scarpa calzata, no? Meno. Traduco. Va bene, vai. Di quello che fai, eppure mi tratti un po' da bambina. Ti credi già, donna, ma tu non lo sei. Forte per questo così tu mi fai. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri.
che sono tristi, che sono tristi, perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore, il buone. Ballare il balzo. Sei forte per questo, così mi va. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi. Moglie, marito e figlia, cioè Nicola, Frida e Roberta, che sono tre bricconi. Questa sera hanno fatto le prove generali
poi levati la manina dal naso, però c'è qualche cosa che gli pizzica. Certo, il papà è affettuoso, la mamanna è dolce, la Frida, la baby, vieni, la baby. Facciamoci una foto, vieni qua. Aspetta un secondo, è che lo facciamo subito. Ma ce la farei.